Io sono Kate, sono la brand ambassador di Jameson qua in Italia. Sono qua da un anno e mezzo. Vengo direttamente da Irlanda, da Dublino. Io ho cominciato facendo una laurea in psicologia, che non c'entra assolutamente niente con alcol, però c'entra qualcosa con il marketing di una brand. Quindi ho fatto la mia laurea e poi ho fatto l'application per il Jameson Brand Ambassador Program, che è semplicemente un programma di 3 anni in cui dipende dalle lingue che parli e dipende dall'esperienza che hai fatto. Jameson in Irlanda ti mandano a una paese nel mondo, quindi mi hanno mandato in Irlanda, in Italia. Irish Coffee ha una vecchia storia, però Jameson ha una storia anche più vecchia, quindi Jameson è il whisky irlandese più famoso del mondo, è stato fondato nel 1780. E invece la storia dell'Irish Coffee è un pochino meno vecchia, quindi è stato fondato nel 1940 nel sud di Irlanda. E praticamente c'era un piccolo aeroporto là che faceva i voli semplicemente da Irlanda fino agli Stati Uniti. Però non c'era niente, a parte l'aeroporto c'era soltanto questo bar. Quindi il barista ha deciso di... lui ha sempre dovuto creare diversi drink, diverso cibo per quelli che sono venuti dagli Stati Uniti. E un giorno nel 1942 c'era questo volo che è partito per New York. Però c'era una tempesta, molto solito come il tempo solito dell'Irlanda. E non poteva arrivare, quindi ha dovuto tornare indietro. Quindi il barista di questo locale è stato chiamato. Hanno detto: devi preparare qualcosa per queste gente, saranno stanchi, affamati, avranno molto sete. Quindi ha deciso di fare qualcosa un po' diversa. Quindi ha deciso di fare un caffè, però un po' diversa. Quindi la ricetta per un Irish coffee sarebbe un po' di zucchero dentro un bicchiere riscaldata. E con acqua, poi lo butti fuori, metti un po' di zucchero, poi lo riempi con un caffè appena fatta e poi aggiungi la misura di Jameson, quello che vuoi, se sei irlandese un po' di più, se sei dall'altra parte forse un po' di meno, e poi c'è la panna fresca, quindi tu prendi un cucchiaio, un spoon e lo attraversi e tu rimetti la panna così, rimane al top e non scende giù. Comunque, questa ricetta è fatta un irlandese tanti anni fa, però poteva essere che non è mai andato all'estero. Invece, quindi quella sera il barista ha fatto questo cocktail. Quindi è diventato famoso nel quel piccolo viaggio di Irlanda. E poi dopo un po' è arrivato un blogger, qualcuno che scriveva gli articoli sul food, su beverage. Lui ha provato l'Irish Coffee, è tornato a San Francisco, a un albergo che si chiama Buona Vista, e ha raccontato di questo caffè, perché quando lui entrava, lui ha assaggiato, ha detto: ma questo è un caffè brasiliano? E c'era un momento di silenzio dentro questo locale irlandese, tutti li guardavano dicendo: un caffè brasiliano? No, this is an Irish coffee! E quindi lui è tornato alla Buona Vista a San Francisco raccontando di questo drink che ha bevuto e hanno provato a rifarlo, però senza successo. Quindi la barista della Buona Vista a San Francisco è tornata in Irlanda e ha chiesto il barista di insegnarlo. Quindi è stato insegnato e poi l'ha portato a San Francisco, dove per tantissimi anni l'Irish Coffee era il drink più famoso, e ancora ad oggi se tu vai alla Buona Vista a San Francisco trovi il Irish Coffee. Semplicemente usiamo il Jameson insieme al caffè, la panna e lo zucchero, e quello, non facciamo mai variazioni, perché secondo noi quella ricetta non si può cambiare, è troppo buono.
Va bene? Andava bene. Ma...